Amici di Automoto TV, benvenuti a Ruote da Sogno. Siamo a Reggio Emilia, nel cuore della Motor Valley, e stiamo per vivere una serata assolutamente emozionante, perché questa sera viene inaugurato uno spazio espositivo di ben 5.000 metri quadri dedicato alle moto e alle auto d'epoca. Una delle rappresentanti più illustri, una moto particolarmente rara, si tratta di una Honda 750 del 1970, una delle prime maximoto capaci di raggiungere velocità che superavano i 180 km orari, che per allora erano davvero un bello andare, ma pensate che qui di moto ce ne sono ben 1200, tutte sapientemente restaurate. Questa che vedete alle mie spalle infatti è l'officina, e qui a Ruote da Sogno, in questi 5.000 metri quadri, c'è esposizione, c'è officina, c'è restauro, c'è un ristorante e ancora tante tante altre cose da scoprire insieme. Venite con me. Con Patrizio Zaccarelli, responsabile della comunicazione di Ruote da Sogno, parliamo di questa iniziativa, di questo progetto che si inaugura questa sera. Tante le novità. Sì, diciamo che abbiamo oltre 1.000 moto d'epoca, tutte in vendita tra l'altro, perché abbiamo ritirato delle bellissime collezioni e riusciamo a metterle praticamente a riproporle agli appassionati, perché tornino a cavalcare le moto che hanno caratterizzato le più belle epoche del Novecento, anzi della seconda parte del Novecento, e soprattutto a cavalcare il loro sogno giovanile. Ecco. Sono tantissime le moto e di tutte le epoche. Sì, ci siamo specializzati soprattutto nelle moto italiane e nelle giapponesi, ma diciamo che abbiamo moto delle chicche, soprattutto una collezione Vespa che è Piaggio, che è veramente unica, soprattutto acquista valore adesso con il settantenario della Vespa. Abbiamo delle Vespe che sono nate la prima, diciamo nella prima serie degli anni 46-47. E addirittura la Vespa numero 3. La numero 3, la più antica oggi sul mercato nel mondo, perché effettivamente la 1 e la 2 sono scomparse, quindi diciamo che abbiamo questa chicca anch'essa in vendita, perché uno dei nostri motti è quello di non affezionarci alle moto che acquistiamo, e sono tutte in vendita. Soltanto moto chiaramente, ma anche quattro ruote, dove c'è tra le auto una chicca dal valore davvero interessante. Sì, è un'auto, una Maserati del 1958, non è in vendita, appartiene a una collezione privata, ma è sicuramente un gran bel pezzo da vedere. E il valore? Oltre 7 milioni stimati. Ma diciamo che quello è un semplicemente indicativo, perché il prezzo lo fa poi la domanda e l'offerta. Ruote da Sogno è due ruote, quattro ruote, ma è anche cucina. Sì, noi vogliamo mixare le eccellenze della nostra terra, che sono la cucina, lo spettacolo e la Motor Valley, che da Bologna a Parma ha delle aziende fantastiche, e le conosciamo tutti, Maserati, De Tommaso, Ferrari, e quindi in una location unica nel suo genere vogliamo proporre alle aziende del territorio degli eventi profilati sulle loro esigenze. E questa sera per l'inaugurazione avremo un Masterchef, Bruno Barbieri. Sì, con Bruno Barbieri c'è un link che dura già da tempo, e è uno chef, è il più stellato in Italia, quindi diciamo che i nostri ospiti questa sera vivranno un'esperienza multisensoriale molto bella. È da sogno anche il menù a Ruote da Sogno con Bruno Barbieri. Ma tu sei anche appassionato di motori? Sono anche appassionato di motori, più di moto che di macchine. Vado in moto, ho una Ducati Scrambler,
ho una Bonneville T100, quindi sono uno che non va forte in moto, sono molto corretto e molto attento, però mi piace, questo è un mondo bellissimo, seguo il motomondiale, sono un fan della Ducati perché è di Bologna e sono un fan anche di Valentino Rossi perché è un amico. Senti, e ruote da sogno? Beh, ruote da sogno è un, lo dice il nome, ruote da sogno, è una cosa meravigliosa, bellissima, che Stefano Aleotti ha voluto fare qua in Emilia, qua a Reggio Emilia, quindi direi che più di così è diventato un posto veramente molto bello, sarà un punto di riferimento per il motociclismo non solo italiano ma penso nel mondo. Crescerà anche il reparto quattro ruote. Crescerà il reparto quattro ruote? Beh, devo dire che stasera c'erano delle Maserati, dei vecchi Porsche, c'erano delle cose meravigliose, bellissime, vorrei averle tutte ma non è possibile. Senti, ma quanto è grande la tua squadra? Qui questa sera eravamo 260 per la cena, 260 persone. Erano in 12 persone in cucina, quindi abbiamo fatto penso un buon lavoro, tutto live in questa cucina che abbiamo progettato, che ho ideato e pensato insieme agli architetti e insieme a Stefano, molto bella, tutta trasparente, un cubo di ghiaccio, molto divertente. Tu, tra l'altro, oltre a dirigere, lavori tanto. Sì, cioè mi piace ancora, come si dice a Bologna, stegamare, mi piace essere insieme ai ragazzi, fare i piatti, insomma questa è un po' una roba che c'hai dentro, è come dire un pilota che magari ha fatto tanto nella cioè come dire a Valentino Rossi, ascolta, non correre più e dai la moto a un altro, non è possibile. Parliamo di ruote da sogno con Alberto Sabatini, direttore di Autosprint e di Auto. Alberto, direi inaspettato tutto questo parterre. È bellissimo perché ci sono un sacco di bellissime moto, di bellissime auto, uno spettacolo e una serata deliziosa per chi è appassionato di automobili, di vintage, e poi soprattutto fanno strizzare, stuzzicano la nostalgia di chi alcune di queste moto, alcune di queste auto le ha avute. Io ho ritrovato due mie motociclette qui in mezzo e un'automobile. Bello, molto bello. È un contesto tra l'altro molto particolare perché è elegante, vuole essere un po' esclusivo, anche ricercato. Sì, perché cioè, è difficile intanto far andare d'accordo auto e moto, è difficile far andare d'accordo i motori con altre culture come la gastronomia, come il vintage, eppure qui c'è il mix è riuscito molto bene perché si fondono perfettamente tutte queste potenzialità che rendono un po' di... stuzzicano l'occhio, gratificano l'appassionato e comunque l'appassionato di qualunque di questi oggetti. Siamo con il patron di Ruote da Sogno, Stefano Aleotti. Stefano, ma come ti è venuta l'idea di mettere su una iniziativa bella come questa? Devo dire la verità? Sì. La verità è che da pochi minuti sono passato alla terza età e dovevo trovarmi un impegno che mi prendesse veramente nel cuore e nella mente, e la prima cosa che mi è passata per la mente è stata quella di creare un qualcosa di importante, di grande, dove venisse riconosciuto da tanti e soprattutto che mi dia la possibilità nei prossimi 20 anni di essere impegnato.
oggi è il compleanno di Stefano, un bellissimo modo quindi per festeggiarlo, ma per festeggiarlo insieme a tutti gli appassionati delle due e delle quattro ruote, perché qui hai comunque portato una fetta importante della storia del motociclismo e dell'automobilismo. Assolutamente sì, qua troviamo auto e moto degli anni 10, 20, 30, di tutto il secolo scorso, che praticamente è inserito a Reggio Emilia, che fa parte della Motor Valley, perché molti dimenticano che la Motor Valley inizia da Piacenza e finisce a Rimini. Qua troviamo le migliori aziende del mondo, gli americani ci invidierebbero tantissimo questa soluzione, e noi sappiamo che qua possiamo trovare meccanici, carrozzieri, tappezzieri, accumulatori seriali di moto, che ci permetteranno nei prossimi 20 anni di avere uno showroom degno, degno di un discorso a livello mondiale. E c'è anche un'altra eccellenza italiana e soprattutto dell'Emilia Romagna, che è quella gastronomica, che è presente qui. Infatti il New Daily di inglese 10 giorni fa ha scritto che l'Emilia Romagna è la regione dove si mangia meglio al mondo, per cui noi cerchiamo di abbinare le 44 specialità DOP emiliane ai motori emiliani. Di conseguenza abbiamo una cucina invidiabile da molti ristoranti stellati italiani. A ruote da sogno con il direttore di Riders, Luca Dellicarri. Luca, un contesto veramente da sogno, forse anche inaspettato. Questo è un paese dei balocchi, non c'è un altro termine per definirlo. Qui si trovano moto di tutti i generi, di tutti i tipi, da strada, da cross, delle tipologie più diverse e di tutte quasi le marche. Quindi è un museo, ed è un museo possibile, perché in teoria potresti comprare qualsiasi cosa, quindi è molto bello, strano. Cosa ti ha colpito di più? Questa accessibilità, cioè il fatto che, non so, come potrei prendere qualsiasi cosa se volessi, è un tuffo nel passato, no? Ci sono le Kawasaki a tre cilindri, le vecchie Guzzi. È molto strano questo, no? È un museo ma che pulsa di vita, perché puoi uscire e andare. È vero, qui effettivamente, essendoci la vendita, si può uscire da qui con il pezzo dei propri sogni da portare in garage. Questa è effettivamente una cosa inedita, molto particolare. Noi naturalmente con Luca ci concentriamo sulle due ruote, qui ci sono anche auto, ma c'è anche un altro aspetto particolare, che è la cucina. Qui siamo in Emilia, eccellenze, motori, cibo, vino, un po' il saper godere della vita, no? E quindi la moto che ti consente di andare, viaggiare, la cucina per cui assapori ed è vita, molto bello. Con Thomas Biagi, due volte campione del mondo FIA GT, qui a Ruote da Sogno. Qual è la tua impressione, Tommy? Ma devo dire, il nome è azzeccatissimo, perché mi sembra un posto da sogno. Di ruote ce ne sono tante, mi hanno detto che adesso sono molte due ruote, ma arriverà anche qualcosa. Già abbiamo visto dei pezzi come la Maserati, veramente da favola, ma arriveranno altre, e devo dire veramente complimenti a Stefano, il fondatore di questo posto meraviglioso, e avere oggi la forza, il coraggio, la volontà di investire in Italia con dei progetti di altissima eccellenza proprio nell'Emilia Romagna, la terra dei motori. Beh, veramente complimenti, perché questo è un posto da sogno. Anche perché con le auto e le moto storiche e classiche, quindi non dimentichiamo il nostro passato.
indubbiamente un passato fatto di tradizione, di eccellenza, di avere nel DNA, nel sangue, proprio questa passione per il mondo dei motori, per qualsiasi cosa abbia un motore a benzina, un motore termico e che faccia rombo, rumore, fumo e qualsiasi cosa, quindi veramente stupendo. E come tu hai detto giustamente, un legame con il passato proiettati nel futuro, perché comunque questo è un progetto veramente anche futuristico. E a rendere tutto più appetitoso, scusateci il gioco di parole, ma c'è anche uno spazio riservato alla cucina. Direi è un'altra delle eccellenze dell'Emilia Romagna, e quindi come no non sposare queste due eccellenze tra di loro, che vanno veramente d'accordo, e poi donne e motori, e siamo veramente, abbiamo completato il quadro. Con il collega Antonio Morra del Corriere della Sera, coordinatore del blog Heavy Rider, per un parere su Ruote da Sogno. Antonio. Trovo che sia un'idea geniale, unica nel suo genere, e che avrà futuro, perché le moto degli anni 60, 70 e anche quelle che ci sono qui dell'inizio del secolo sono inimitabili, e quindi avranno sempre un pubblico di appassionati. Ci sono addirittura 1000 moto in questi 5000 metri quadri di Ruote da Sogno, veramente per tutte le epoche, che si possono poi anche acquistare. Sì, io mi sono appassionato ad alcune moto che ho avuto tra i 15 e i 25 anni, perché cambiavo continuamente motociclette, perché io le compravo e mio padre le vendeva perché aveva paura, e quindi adesso mi sto organizzando per vedere se riesco a ritornare in possesso di qualche moto di quando ero giovane. Intanto di là si sta svolgendo la cena con uno chef d'eccezione, con Bruno Barbieri. Noi adesso abbiamo rapito Antonio appunto per capirgli un parere, però c'è questo abbinamento molto particolare tra motori e cucina, un abbinamento sempre gradito. Beh, l'Emilia, che Reggio Emilia, che favorisce questo abbinamento storico tra il cibo e i motori, con il vino che sta migliorando. Sogno, ma anche un paradiso per gli amanti delle due ruote, perché qui ci sono tante particolarità. Ne parliamo con Maurice Pelizzoni, che qui a Ruote da Sogno è uno degli specialisti proprio delle due ruote, e qui siamo con uno dei pezzi più rari che esistano sul nostro territorio, direi la Vespa più preziosa che ci sia. Assolutamente sì, questa è la Vespa 98. È costruita in soli, è la serie 0, costruita in 70 esemplari, fatta a mano all'interno dei stabilimenti a Pontedera della Piaggio. Questo modello qua è praticamente, questa è la numero 3, la più bassa registrata al mondo, non esiste Vespa più vecchia di questa, e nasce il 24 marzo del 1946. Detto questo, diciamo che ne ha fatte solo 70. Dopodiché la Piaggio decide di far fare le scocche e farle stampare all'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo si mette a stampare le scocche sempre alla fine del 46 e fa la serie 1, e poi l'ha fatta in 4 serie, 46-47. E parliamo di questa Vespa, ha un valore estremo, perché veramente chi la vuole c'è solo questa, e si parla di 230.000 euro. Diciamo che è fatta tutta a mano, la possiamo vedere tutti i profilati, vediamo che qua è liscia, mentre nella serie 1 vediamo un cordone qua fatto proprio all'interno dell'Alfa Romeo. E detto questo, è stato fatto un restauro conservativo, è stata sverniciata e dato trasparente, perché purtroppo tanti camuffano questi modelli. Qui si può capire che la Vespa è originale
e detto questo ha i documenti originali e regolari, un pezzo unico della storia italiana, quest'anno compie 70 anni, complimenti alla Vespa. E la targa? Ecco, la targa è la sua originale, è targata Modena, la sua prima targa. Giustamente siamo nella terra dei motori, qui siamo a Reggio Emilia, però c'è poca distanza. Allora Moris, però cioè, ci sono tante Vespa, quante ce ne sono in particolare? Più o meno di Vespa? Ce ne saranno un 25 modelli, stiamo agli estremi, c'è la Vespa 98 di cilindrata fino ad arrivare alla GTS, che è l'ultima serie, che praticamente è uno scooter, però si chiama Vespa e anche quella fa storia. Allora, 25 modelli di Vespa, tanti sono gli esemplari, perché per ogni modello ce n'è più di uno, oltre che invece questa, che è una cosa assolutamente unica. Ma le moto, amici di Automoto TV, ebbene, sono incredibilmente tante, pensate in totale 1200 di tutti gli anni. Sì, di tutte le annate, più che tutte le annate, diciamo che partiamo dal 1924, e arriviamo al 1992. Ecco, noi diciamo ci fermiamo lì perché comunque rimaniamo sulle Vespe d'epoca, sulle moto d'epoca. Noi è tutto un discorso auto e moto d'epoca, Ruote da Sogno si è specializzato su questo settore. Io sono il responsabile delle moto. Ecco, quindi significa che poi tu curi l'ingresso delle moto che vengono poi messe in vendita, quindi vengono anche restaurate, revisionate chiaramente. Diciamo che il problema iniziale è proprio della documentazione, non è tanto il prezzo, non è tanto trovare, proprio è che il problema, bisogna guardare i numeri di telaio, guardare i libretti che siano consoni alle moto, che purtroppo o per errori delle motorizzazioni o per errori di qualunque tipo, che ahimè in questi anni qua ne sono successi tutti i colori, bisogna stare molto attenti al momento dell'acquisto di questi mezzi qua. E anche per un collezionista la prima cosa è partire dai documenti, essere sicuri che il mezzo sia pulito e che abbia i documenti giusti. Qui le moto e le Vespa sono tutte vostre, quindi chi viene ad acquistarle è sicuro che la provenienza è certificata? Assolutamente sì, anche perché quando noi vendiamo un mezzo, oltre a essere tutte nostre, facciamo una fattura di vendita, che Ruote da Sogno dichiara che, cioè con una fattura capisci che il mezzo è pulito, insomma, che non è nessun tipo di problema.